intervistare il professor Fernando Ferroni non è una cosa facile, perché si tratterebbe di presentare varie persone. È un personaggio davvero singolare, uno dei fisici italiani. Ha detto personaggio. Adesso mi do. Diciamo, sicuramente uno dei fisici italiani più importanti, ma non solo. Beh, certamente qui mi viene fatta... allora, tanto per fare un esempio, il professor Ferroni, nella sua gioventù, poco dopo la laurea, andò a lavorare su quello che oramai compie 40 anni, il cosiddetto SPS, l'acceleratore di protoni al CERN, e ci fece... dedicò questi anni allo studio delle forze fondamentali della natura, quella che noi oggi chiamiamo cromodinamica quantistica, cioè il campo di forze che tiene insieme i mattoncini, che tengono insieme i nucleoni, che tengono insieme i nuclei. Si potrebbe pensare alla ricerca di un giovane ricercatore ai primi passi. In realtà nel 1986, a soli 34 anni, il professor Ferroni si permette di scrivere un grosso contributo, di rassegna addirittura, quindi quello che di solito fanno i professori anziani, anzi lo fa su una rivista che si chiama Physics Report, a cui la maggior parte dei professori anziani di fisica non arriva mai, il 97-98% dei fisici non ci arriva a pubblicare di sopra. Ecco, a 34 anni questo personaggio singolare sa già essere e scappa. Singolare lo ritengo di Quindi non vi tedio sulle cose successive, nelle quali però, delle quali lui si incuriosisce, perché forse l'aspetto che unisce le cose che dico è la enorme curiosità, come è stato in realtà di tutti i grandi scienziati. Ma se voi andate a guardare su internet trovate facilmente tutti i settori in cui ha espresso questa sua curiosità, fino agli ultimissimi, alle applicazioni ancora tuttora in corso, per capire se i neutrini, queste strane particelle, si hanno fatte come li descriveva Dirac, come li descriveva Majorana, va bene? Non mi dilungo sugli aspetti scientifici, anche perché non ne avrei la competenza, ma questo non è tutto il professor Ferroni. Siamo reduci da un'ora e mezza di dibattito con gli industriali umbri, nel quale il professor Ferroni ha intrattenuto la platea, devo dire, sui possibili rapporti del nostro ente con l'industria, ma molto di più sul tessuto socio-economico, sui problemi dello sviluppo dell'Italia di oggi. Perché questa è un'altra cosa che lo incuriosisce, forse fa anche parte certamente dei suoi compiti come presidente, ma molto di più lo incuriosisce come persona, così come lo incuriosiscono la cucina, i vini. Forse una parte del suo interesse per l'Umbria può essere di questo tipo. Io ho anche cercato recentemente di guadagnare qualche Spero punto con un vino. Non i vegani, ma il piccione, diciamo, è proprio la cosa che mi piace di più al mondo. Spero che il dibattito non si estenderà al conflitto culturale tra Roma e l'Umbria sulle varietà della porchetta umbra o di Ariccia. Forse questo è meglio lasciarlo per la prossima riunione. Ma mi ha colpito, io umbro di adozione ma piemontese d'origine, scoprire che il professor Ferroni è un romano che ama la montagna. E a me queste cose colpiscono sempre. Va bene, quindi un cittadino, posso dirlo così, un cittadino che sicuramente è diventato un cittadino eminente, ma che è prima di tutto e soprattutto un cittadino interessato a tutti gli aspetti della società. A me colpisce, partecipando alle riunioni del Consiglio Direttivo, vedere quante volte il professor Ferroni sembra divagare dall'argomento che sta trattando, ma sempre per affrontare i problemi nell'ambito della società in cui viviamo. Certo, l'argomento di oggi, la materia oscura, l'universo oscuro, forse poco si presta ad avere contatti con la società, ma chissà, dal professor Ferroni ci possiamo aspettare tutto. Lo ringrazio della sua presenza qua e gli lascio la parola. Caro direttore, sono molto preoccupato. Cioè, qui non ho capito se si aspettano, diciamo, un miserabile scienziato, una specie di imbonitore delle masse popolari, insomma, adesso non ho capito esattamente qual è il mio compito, comunque nel dubbio ti ringrazio. Va bene. Allora,
intanto grazie Foligno, ormai mi sono innamorato, diciamo, di questo borgo del professor Mingarelli, del pubblico che, non perché viene a sentire me, ma perché ho capito che questa è diventata la più grande manifestazione culturale italiana, per quanto ne posso capire, vedendo i nomi, vedendo il programma, vedendo l'interesse con cui la gente segue questa cosa, e quindi sono onorato di poter fare parte di questa grande festa. Il concetto di festival mi è più oscuro, diciamo, perché mi ricorda Sanremo, che non è proprio una bella cosa. Allora, oggi ho deciso, dato che il professor Mingarelli è gentilissimo e ogni anno mi dice fai quello che ti pare, ho deciso, diciamo, di cercare di farvi capire quanto sia oscuro l'universo e quanto sia miserabile la nostra conoscenza del medesimo. Allora, vedete, quando noi guardiamo un pezzo di cielo a occhio nudo, vediamo molto spesso, diciamo, quello che c'è in alto a destra, cioè una cosa nera. Poi, se ci mettiamo con un potente telescopio, per esempio Hubble, e guardiamo lo stesso spicchietto di universo per un certo tempo, in particolare questa foto che vedete più o meno è stata presa in 841 orbite, ciascuna da 95 minuti, di Hubble, che guardava sempre lo stesso posto, insomma, c'è una pazienza infinita, ma i telescopi, diciamo, non credo che abbiano questa coscienza di dover rispondere del concetto di pazienza. Invece uno vede che quel nero, diciamo, è molto molto variopinto, va bene? E la foto è talmente profonda, diciamo, raccoglie la luce, che stava viaggiando da 13 miliardi di anni. Vuol dire che quel pezzo di universo esisteva già, formato, diciamo, da galassie e da tutti quegli altri belli oggetti che vedete, da appena mezzo miliardo di anni dopo il misterioso evento che ne ha dato origine. Però, visto che ho deciso di parlare di universo oscuro, non posso fare a meno, non posso esimermi da farvi vedere l'oggetto più oscuro che c'è nell'universo. Che cosa ci può essere di più oscuro? Diciamo, è chiaro che ci sono, è noto che il nero ha 50 sfumature, ma è chiaro che il buco nero, diciamo, sta all'estremo di queste 50 sfumature, è nero veramente. Allora, vedete, se voi poteste andare vicino a un buco nero, supponiamo che riusciate ad arrivare a 600 km da un buco nero, e questo buco nero fosse, diciamo, di 10 masse solari, 10 soli, insomma, concentrati in una piccola regione, allora voi vedreste veramente quello che sta in questa ipotetica fotografia. Va bene? Diciamo, questo buco nero che riesce a distorcere sostanzialmente la luce che viene da dietro, se volete, quella parte intorno, e poi vedreste veramente questo oggetto perfettamente nero, quello che si chiama l'orizzonte degli eventi del buco nero. Non mi chiedete quello che c'è dopo l'orizzonte degli eventi, perché quello che c'è dentro quel nero, forse Dio lo sa, noi certamente no. Va bene? Il problema è che se voi arrivaste a 600 km da quel buco nero, indietro non tornereste, a meno che lo strumento su cui state a bordo non fosse capace di superare una forza di gravità che è 400 milioni di volte quella che ci tiene ancorati sulla superficie della Terra. Siccome questo razzo non l'abbiamo ancora inventato e temo che non lo inventeremo mai, voi in quel buco nero ci cadreste dentro. E sfortunatamente, per me, perché di voi me ne fregherebbe poco, non potreste uscire a raccontarmi quello che avete visto, perché una volta passata quella barriera nera, diciamo, non è previsto che voi ne usciate mai più. E neanche la vostra flebile voce potrebbe uscire, nessun messaggio potrà mai uscire. Allora, i buchi neri fanno cose che noi fino a ieri non ci immaginavamo, va bene? In realtà non avevamo neanche mai pensato, sì, ci avevamo pensato, ma sembrava un'ipotetica del terzo caso, va bene? Che due buchi neri, che sono così rari nell'universo, ma forse non sono così rari, potessero improvvisamente mettersi a girare uno intorno all'altro, come fanno le stelle binarie, come fanno tante altre cose. Ora, purtroppo, due buchi neri, no, per fortuna, due buchi neri che girano uno intorno all'altro perdono continuamente energia perché emettono onde gravitazionali, deboli, ma pur sempre onde gravitazionali. E a un certo punto, diciamo, quello che succede è che uno si mangia l'altro, o si mangiano, diciamo, amichevolmente insieme, e di due ne fanno uno. Nel momento in cui di due ne fanno uno, emettono una quantità spaventosa di onde gravitazionali. Pensate che quei due buchi neri, diciamo, di cui l'evento che poi ha reso famoso recentemente, diciamo, un sacco di gente, tra cui il gruppo italiano che partecipa all'interferometro di Virgo,
è stato causato da un mangiarsi reciproco di due buchi neri di una trentina di masse solari ciascuno, in cui però 30, adesso non mi ricordo, ma insomma 30 più, scusi Boccoccia? Ecco che Coccia lo sa perché l'ha scoperto, insomma. 36 più 29, 36 più 29, ci arrivo persino io, fa 65, però il buco nero finale è 62. Quindi vuol dire che tre masse solari sono state emesse in onde gravitazionali. Allora, siccome quello è un bel botto, va bene, è arrivato, giustamente, ha pervaso tutto l'universo, ma è arrivato anche sulla Terra. Come si fa a vedere, diciamo, l'onda gravitazionale? Questa è una cosa bellissima, perché, diciamo, guardate questo sistemino semplice, oddio, aiuto. Muovete, ecco. Guardate questo sistemino semplice. Questo, diciamo, è un sistemino di un laser che viene sparato su uno specchio. Lo specchio divide il fascio laser in due, uno va dritto, uno va a sinistra. Allora, il fascio laser è luce, va bene? Le luce sono onde. Allora, vedete, l'onda, diciamo, arriva sullo specchio, torna indietro, e un certo numero di volte, ma lasciamo perdere quante. A un certo punto lo specchio è tale per cui invia la somma dei due segnali su un rivelatore, quella cosa a destra. Allora vedete, ci stanno, se uno, diciamo, aggiusta tutti i parametri del gioco, che vuol dire le distanze, per carità, tra gli specchi, uno può combinare in maniera tale che normalmente sul rivelatore vede buio. Bene. Però se uno riesce, se l'onda gravitazionale, anche i terremoti, però diciamo siamo meno laici, l'onda gravitazionale che è poetica, in qualche modo altera, va bene, la lunghezza di uno o di tutte e due i bracci dell'interferometro, allora chiaramente le onde non si sovrappongono più cancellandosi perfettamente, quindi all'improvviso appare luce. E questo, diciamo, è il meccanismo con cui si scoprono le onde gravitazionali. Ora direte, vabbè, ma allora perché ne avete scoperte prima? Mettetele sul tavolo, mettete questo oggettino sul tavolo. Beh, il problema è questo, diciamo che l'interferometro, va bene, che è capace di scoprire questa cosa, intanto è un giocattolino in cui i due bracci sono lunghi 3 km ciascuno, 4 nel caso dell'interferometro americano, va bene, quindi già, insomma, c'è un problema proprio di logistica un po' spinta. E peraltro poi ci sono, diciamo, un certo numero di aggiustamenti, appunto, quando ho detto terremoti non ho detto una cosa a caso, il problema è che qui tutto si muove, va bene? Sotto i nostri piedi tutto si muove, questo oggetto invece deve essere tale e insensibile, va bene, ai movimenti. Ora, questa è una sfida immensa che ha richiesto, diciamo, dall'inizio, dalle prime idee, insomma, qui sono 30 passa anni che si sta lavorando per perfezionare questi strumenti. Allora, vedete, quello che è stato detto... Il problema del suono è questo, che i due interferometri che stanno negli Stati Uniti, quello di Hanford e quello di Livingston, uno sta in Washington State e uno sta in Louisiana, in mezzo agli alligatori, bellissimo. Quello della Louisiana è bellissimo, perché uno cammina lungo l'interferometro e deve stare attento perché c'è fuori dal canale l'alligatore che ti si mangia, ma insomma, a parte questo piccolo inconveniente, diciamo, non c'è niente di grave. Allora, l'interferometro, io non sto muovendo niente, aiuto. L'onda gravitazionale, eccola, l'ho vista. Grazie di aver provocato questo effetto interessante, però insomma è un po' lunga questa onda gravitazionale. Vabbè, insomma, l'onda gravitazionale, adesso questa è un'immagine pittorica, va bene, però in realtà l'onda gravitazionale funziona così, vedete, i due buchi neri si stanno girando uno intorno all'altro, quindi emettono onde gravitazionali con la frequenza di rotazione che hanno uno rispetto all'altro, più si avvicinano, e Keplero, liceo. Non bisogna sapere tanta fisica, girano sempre più forte. E a un certo punto, quindi vedete, la frequenza aumenta sempre, poi a un certo punto, boom, una casca dentro l'altro, c'è un momento caotico, e poi, poveretti, ormai è diventato un buco nero semplice, quindi quello sta lì, si rilassa, guarda il mondo, diciamo, dal suo punto di osservazione, ci sono tranquillo, e quindi tutto finisce. Questo fenomeno che noi siamo in grado di osservare, il fenomeno ovviamente dura da milioni di anni, forse miliardi, però gli ultimi momenti, quelli, diciamo, caotici, noi li osserviamo in un tempo che sono frazioni di secondo, non è che sta lì che passa, diciamo, per un'oretta e noi ci aggiustiamo lo strumento, dobbiamo essere pronti a cogliere l'attimo. Bene. Allora, vedete, c'è un numerino interessante che sta in alto a sinistra, dice 10 alla meno 21, 10 alla meno 21 che? 10 alla meno 21 è il cambiamento di lunghezza del braccio dell'interferometro. Ora, se ve lo dico in termini di 10 alla meno 21 su 3 km, diciamo, non ho un esempio plausibile. Però vi faccio questo conto, va bene? Un atomo, grosso modo, è grande
150 per 10 alla meno 12 metri, un atomo, voi non l'avete visto, manco io, però se uno prende un microscopio, diciamo, di quelli elettronici, lo vede. Tra la Terra e il Sole ci sono 150 per 10 alla 9 metri. Quindi quello che succede quando quell'onda gravitazionale è passata qui, ha cambiato la distanza tra la Terra e il Sole di un atomo, della dimensione di un atomo. Ora, noi su quell'interferometro siamo capaci di rivelare questo fenomeno. Ma insomma, ragazzi, 10 alla meno 21, bel numeretto. Ora però, quello che vediamo noi è 10 alla meno 21 qua. Quella che noi vediamo è l'effetto di un'onda. L'onda, quando si propaga, ovviamente all'inizio è molto robusta, cioè bom, 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 quando arriva qui, 10 alla meno 21. Per fortuna le onde l'ampiezza delle onde si propaga come l'inverso della distanza, perché se fosse noi tentassimo di misurare un'energia, quella si propagherebbe come l'inverso del quadrato della distanza, che è un numeraccio, va bene, perché non sarebbe bello 10 meno 42, mi sa che non saprei cosa farci, va bene? Allora, siccome sappiamo che quella bella catastrofe, va bene, è avvenuta 1,3 miliardi di anni fa, quindi, siccome la luce in 1,3 miliardi di anni ci dice che 4 metri era lontana 10 alla 25 metri, va bene? Per cui, se voi fate 10 alla meno 20, 10 alla 25 per 10 alla meno 21, questo fa 10.000. 10.000 metri, che vuol dire? Che quella che da noi è la variazione di un atomo sulla distanza Terra-Sole, là è stata una variazione di 10 chilometri. Bene, cioè lì, nel posto dove questi due buchi neri hanno deciso di contrarre matrimonio, e non mi chiedete se è legittimo o illegittimo, Foligno è collassata in un punto, va bene? Poi, diciamo, si è rilassata, Foligno non c'era più perché c'era un'altra cosa, da due buchi neri è stata uno, si è rilassata, adesso non voglio evocare terremoti, perché ne ho già visto uno e mi pare abbastanza. Però, insomma, capite qual è il problema? Cioè, il rilassamento poi di questo punto in 10 chilometri ha generato questa onda spaventosa che è arrivata. Va bene, quindi ricordatevi, grande Albert, cioè ci ha sempre preso. Poi vi farò vedere un caso in cui si è un po' confuso, ma insomma non è grave. Però quello che vorrei ricordarvi di quello che ha fatto Einstein, ha detto tante cose nella vita, tutte vengono usate, diciamo, pro domo sua, di chi le dice. Però siccome spero che ci sia qualche studente qui e qualche docente degli studenti sopracitati, vi ricordo insomma la cosa più importante che ha detto Einstein, che l'educazione non è imparare i fatti, va bene, ma imparare a pensare, va bene? Educare la mente a pensare. Questo secondo me è il grande messaggio, diciamo, che ci lascia zio Albert. Allora, vabbè, l'onda gravitazionale era dovuta, ma oggi pomeriggio vi invito a sentire il professor Coccia, che ve la spiegherà anche in dettagli morbosissimi, va bene, immagino che lui abbia visto cose che io non riesco neanche a immaginare. E allora, l'universo ci presenta un po' di misteri. Il primo mistero è come nasce. Forget about, dicono gli inglesi. Non lo sappiamo, non so se lo sapremo mai, ma non è una domanda persino legittima, va bene? Poi, se volete, elaboriamo sul perché. Oh, poi c'è un altro problema, che dovunque noi guardiamo l'universo, diciamo, le sue proprietà sono le stesse, va bene? Le stesse, grosso modo. I fotoni che arrivano da noi, la luce che arriva da noi, che è quella che viaggia dall'inizio dei tempi, c'ha la stessa temperatura, lo stesso colore, cioè, scegliete voi la parola giusta, la stessa energia, tanto è tutto uguale, colore, temperatura, energia, la stessa parola. Cioè, dovunque guardiamo è la stessa. Questa cosa, diciamo, non è perfettamente compatibile con un oggetto, diciamo, che nasce da un punto e piano piano si sviluppa. Se volete elaboriamo anche su questo. L'unico modo per cui questo sia vero è che a un certo punto questo oggetto piccolissimo è diventato delle dimensioni di una mela e poi ha continuato a diventare grande quanto è oggi, in un istante, in un attimo. Cioè lo spazio-tempo, non è, voi direte, in quanto tempo? Vi faccio il conto, voi prendete la distanza, vi faccio il conto e dice, ah! Dice, ma andava più veloce della luce. No, non andava più veloce della luce, perché la luce è un rapporto, va bene, tra uno spazio e un tempo, e lì è cambiato lo spazio ed è cambiato il tempo nello stesso momento. Quindi non è questo il problema. Il problema è come sia potuto, diciamo, questo punto diventare una mela, va bene, in un istante infinitesimo. Si chiama inflazione, va bene? Non credo che abbia a che fare con quella che preoccupa tanto la Banca Centrale Europea, perché dice che non c'è l'inflazione. Io sostengo che l'inflazione c'è, ma temo che stiamo parlando di due inflazioni diverse. Oh, che c'è dentro l'universo? Domanda legittima. Uno dice, lo sappiamo che c'è, stelle, pianeti, noi, la polvere. Sì, ho capito. Somma, massa dei pianeti, massa delle stelle, massa delle galassie, massa della polvere, eccetera, eccetera.
Oddio, ma fa il 4% di tutto quello che c'è nell'universo. E l'altro 96% che roba è? Domanda non piccola. Poi c'è la domanda interessante che ci riguarda. Ma finisce? E come finisce? Quando finisce? Come vedete, ci sono delle domande interessanti. Allora, a me piace sempre citare una frase di una delle persone che detesto di più, o che ho detestato di più, perché non so neanche, diciamo, adesso cosa faccia di mestiere, che è Donald Rumsfeld, che credo facesse il ministro della difesa americano quando è andato da Bush e gli ha detto vai a bombardare l'Iraq, va bene? Che mi sembra sia stata una delle idee peggiori che l'umanità abbia avuto. Comunque, però lui disse una cosa interessante, dice, sapete, ci sono cose che noi sappiamo, poi ci sono cose che sappiamo di non sapere, poi ci sono cose che non sappiamo di non sapere, e via elaborando sulla demenza di questo processo. Adesso bisogna capire le domande che ci pone l'universo, quante di esse non le sappiamo, ma sappiamo che dobbiamo dare una risposta, e quali proprio non sappiamo neanche, diciamo, da dove cominciare. Di cosa siamo fatti lo conosciamo, il trionfo del modello standard delle interazioni elettrodeboli, consacrato, va bene, dalla scoperta del bosone di Higgs, chiaramente, diciamo, ha chiuso una partita, quella di cui siamo fatti noi, le stelle, i pianeti e tutto, diciamo, quello che vediamo, va bene, la luce, tutto quello che vediamo, benissimo. Sappiamo persino di sapere che c'è la materia oscura. E poi, diciamo, su questo non mi avventurerei oltre, crediamo di sapere che c'è l'energia oscura, ma di questo vediamo. Il modello standard lo sappiamo, sono i mattoncini costitutivi dell'universo, sono tre repliche della stessa, sono tre famiglie, va bene, completamente non uguali, ma insomma scalate in dimensione, c'è la famiglia leggera, la famiglia un po' più pesante, c'è la famiglia pesantissima. Tutto questo, poi ci sono le forze, poi c'è il bosone di Higgs che dà massa a tutti democraticamente, molto poco democraticamente, perché chissà perché sceglie che l'elettrone è molto leggero e sceglie che un quark top è pesantissimo, diciamo, la domanda perché non abbiamo risposta. Però sappiamo che di questo, almeno della famiglia più leggera di questo, è fatto tutto quello che noi vediamo, quindi ci siamo tranquillizzati da questo punto di vista. E vabbè, il bosone di Higgs ha portato questa certezza, il professor Peter Higgs insieme al professor Engler, che hanno scritto a suo tempo, diciamo, in lavori diversi la teoria, si sono presi un bel premio Nobel. Fabiola Genotti è diventata direttore generale del CERN, insomma, massimo trionfo per questa scoperta. Però rimane il problema che noi sappiamo, questo lo sappiamo, che viviamo su un iceberg, che è il 4% della materia che conosciamo, e poi c'è la parte sotto, diciamo, dell'iceberg, e come noto funziona proprio così negli iceberg, non abbiamo la più pallida idea di che cosa sia. Bene, allora dice, ma c'è, ma che è? Noi, i pianeti, le stelle, le galassie, siamo fatti di una materia che costituisce solo una piccola parte di ciò che esiste nell'universo. Rappresentiamo solo il 4% del tutto. Circa un quarto del cosmo, il 26%, è di materia invisibile che non sappiamo di cosa sia fatta e che chiamiamo materia oscura. La parte rimanente dell'universo è costituita da una componente altrettanto misteriosa chiamata energia oscura. La materia oscura non interagisce, se non debolmente, con la materia normale, però fa sentire i suoi effetti con la gravità. Per questo è stato possibile intuire già nel secolo scorso la sua esistenza. Osservando le galassie, per esempio, vediamo qualcosa di sorprendente. Per la legge di Keplero, le stelle più esterne dovrebbero ruotare più lentamente di quelle interne. Invece si è visto che vanno incredibilmente alla stessa velocità di quelle più vicine al centro. La causa di questo fenomeno è una forza di gravità esercitata da qualcosa di invisibile. Questa cosa invisibile è la materia oscura, una sorta di nuvola, un alone molto più grande delle galassie stesse. C'è un altro modo per individuare la presenza di materia oscura. Immaginiamo un occhio che riceve la luce proveniente da una galassia. E immaginiamo che tra l'occhio e la galassia ci sia una massa di materia oscura. La luce ci arriverà deviata. Così. Così. Così.
Poiché siamo in uno spazio a tre dimensioni, le immagini formano un disco, un anello. È quello che si chiama l'anello di Einstein, la lente gravitazionale, un'altra spia dell'esistenza di materia oscura. Per fare un esperimento di come vedremmo una galassia in una lente gravitazionale provocata da materia oscura, possiamo prendere la base di un calice, mettere al centro del punto di osservazione una galassia, ed ecco come appare il nostro anello perfetto. Oppure, spostando il centro della lente, vediamo questi, cioè come vedremmo la galassia nel caso in cui non fossimo allineati. Gli scienziati stanno dando la caccia alla materia oscura, per esempio con strumenti inseriti nel silenzio cosmico di laboratori sotterranei, oppure con attività sperimentali nello spazio sulle stazioni orbitanti. Prima o poi capiremo di cosa è fatta. Speriamo caldamente, ancora siamo un po' lontani, ma insomma... Avete capito che c'è, almeno abbiamo fortissima evidenza che c'è. Peraltro questo mistero ci accompagna da un certo numero di anni, perché la prima intuizione, diciamo, che qualcosa non andava l'ha fatta Zwicky, credo nel 30, insomma una cosa del genere, e poi Vera Rubin se le studiate proprio tutte le galassie che si potevano vedere. Poi la storia di Vera Rubin la chiedete a Silvia Bencivelli, diciamo, che lei la sa benissimo, diciamo, la povera astronoma, un genio, che non poteva studiare i problemi perché a Monte Palomar non la facevano entrare perché non c'era il bagno delle donne, cioè non so se vi rendete conto, solo una tempesta di neve che l'ha bloccata lì dentro, diciamo, ha permesso di sbloccare questa penosa situazione. Comunque, ci ho detto... No, basta. Allora, vedete? Ho perso l'audio, mi aiuto. Pubblicità è finita. Tra l'altro l'ultimo film non è manco un granché, ma comunque vabbè. Cioè la ripetizione del primo, che poi era il quarto, ma insomma vabbè, lasciamo perdere. Io sono un fan, però insomma, c'è un limite a tutto. Per fare i soldi, insomma, ci vuole una certa dignità. Su questo 70%, che non è quello che ho detto prima e non è quello che ho detto ancora prima, diciamo, è ancora più oscuro e apparentemente è una forza. Diciamo, questo noi lo chiamiamo il lato oscuro della forza, cioè, c'è poco da fare. Poi non mi ricordo manco più come si chiama, dopo quello che è morto, il cattivone che è morto, ma come si chiama quell'altro cattivo, manco me lo ricordo più, vabbè. Allora, diciamo che è l'energia oscura, non lo so, ma non è che non lo so io, non lo sa nessuno. Quindi non ve lo spiego, perché ogni spiegazione sarebbe una pretesa di affondare, diciamo, la mia, come dice, ignoranza in un grande lago, diciamo, di maggior ignoranza. Rassegniamoci per ora a capire come meglio caratterizzare questa cosa, sperando di capirne di più. Allora, ma voi direte una cosa interessante, cioè, sì, ma scusa, la materia oscura abbiamo capito come si fa, ma come si fa a vedere che c'è l'energia oscura? Beh, questa è una domanda interessante. Allora, nasce da una legittima aspirazione alla conoscenza. Dice, vabbè, l'universo non ci credo, dice, però è partito da un punto, poi è diventato una mela, poi ha continuato a espandersi. Vabbè, mo che fa? A, si espande per sempre. B, a un certo punto smette di espandersi e rimane contento così. C, si stufa di espandersi e ritorna a essere un punto. Adesso potrei dare i cosi del televoto, diciamo, no? Ognuno di voi potrebbe esprimere la propria opinione su qual è più plausibile, qual è proprio plausibile di queste tre. Vabbè. Dunque, è difficile, non è facile capire, perché è chiaro che si sta espandendo, questo lo sappiamo, diciamo, si vede la legge di Hubble, insomma. Però ci serve un modo di capire se si espande in maniera uniforme, se sta decelerando o se sta, Dio me ne guardi, accelerando. La terza ipotesi non è mai stata considerata fino a 20 anni fa. Cioè uno diceva, guarda, la curiosità è se si espande in maniera, diciamo, costante o se sta decelerando, quindi posso predire il giorno che tutto ritornerà in un punto.
ci serve un modo di misurare. Il modo di misurare sono le supernove di tipo 1A, mi pare, se non sono sbagliato, che sono delle candele standard. Una candela standard vuol dire che voi avete una lampadina da 100 watt, va bene, sapete, è certificata, adesso i watt non vanno più di moda, facciamo che ha 400 lumen, che forse è meglio. Cioè, ma che è un lumen? Vabbè, mi dispiace, rassegnatevi, perché se volete cambiare la lampadina a incandescenza o la lampadina a basso consumo con una lampadina LED, l'unica cosa che potete fare sono i lumen, perché se comprate una lampadina LED da 100 watt, quella vi acceca a voi, va bene, e consuma inutilmente energia, quindi 4 watt, diciamo, voi guardate i lumen. Allora, vuol dire che se uno ha questa lampadina che emette una certa quantità di luce, la mette a un metro, misura un tot di luce, la mette a 10 metri, misurerà 100 volte meno luce, uno su R quadro, la mette a un chilometro, misurerà un milionesimo di volte quello che misura. Benissimo. Allora, esistono queste supernove che apparentemente fanno sempre la stessa luce, più o meno, non siamo troppo lì a questionare. Benissimo, le supernove tra l'altro sono figlie apparentemente dell'esplosione di una nana bianca. Io ho fatto su Google, no? Tutti fanno così, dice, nana bianca, mi è uscita quella foto a destra, mo che quello sia bianco, diciamo, mi pare, però diciamo ormai siamo schiavi di internet, quindi diciamo mi rassegno così. Allora, quindi noi sappiamo quanto è lontana dalla quantità di luce che osserviamo, va bene? Dopodiché c'è la legge di Hubble che dice che la velocità di espansione dell'universo è funzione della distanza ed è, almeno diciamo fino all'altro ieri, una bella retta, quindi più distante sei più veloce vai, più vicino sei più lento sei, ma è una legge lineare quindi non turba nessuno. Vabbè. Allora però c'è un altro effetto simpatico, va bene? L'effetto ambulanza, no? Cioè se uno c'ha un suono e l'ambulanza c'ha sempre lo stesso suono, poveretta, non è che sta lì che il guidatore no, fa sempre lo stesso suono, però il fatto che l'ambulanza ci viene incontro, che l'ambulanza se ne va, va bene, chiaramente cambia, no? Fa cambiare la frequenza apparente di questo suono, questo si chiama effetto Doppler, non c'è niente di male. Allora, anche ste stelle, no, ste supernove che si allontanano, hanno l'effetto Doppler, vuol dire che la luce di una, di una supernova che sta vicina ci avrà un colore bluastro, va bene, la supernova che sta più lontana ci avrà un colore rossastro, va bene, e così via delinquendo. Benissimo. E questa è un'altra misura però molto importante di dove sta questa supernova. No, non voglio che tu, ecco, bravo. Allora, diciamo, siccome c'è l'idrogeno per fortuna, va bene, l'idrogeno ha delle righe colorate sulla Terra, uno accende una lampada piena di idrogeno, diciamo, e vede delle righe che hanno un certo colore, va bene? Poi dopo che guarda l'idrogeno che viene da queste sorgenti e diciamo giustamente vede queste righe spostate verso il rosso perché questi vanno veloce, quindi c'è l'effetto Doppler. Il problema è se il colore di quella riga è consistente con la velocità che gli è stata assegnata dal fatto di essere una candela standard e della legge di Hubble, no? Deve essere tutto consistente. Non lo è. Cioè, queste supernove più sono lontane e più sono rosse, a me tra virgolette, vuol dire che hanno più Doppler shift. Allora, brutale conseguenza è l'universo si espande più velocemente di quanto previsto, più lontano vai. Quindi accelera l'espansione, grande rivoluzione, perché noi dicevamo che fa? Va avanti tranquillo per sempre o a un certo punto si stufa e ricasca? E no ragazzi, e no cari signori, quello va sempre più veloce, l'espansione va sempre più veloce, c'è qualcosa che spinge, va bene? C'è qualcosa che spinge, la forza, il lato oscuro della forza, va bene? E parole, dice l'antigravità, tutte parole, non ne ho la più pallida idea. Tra l'altro capite bene che nel momento in cui l'universo si espande, diciamo, cresce lo spazio-tempo, quindi questa forza si riproduce continuamente in ogni porzione dello spazio-tempo che voi state osservando, perché quello si sta espandendo. Tra l'altro, l'altra cosa interessante è che siccome questa forza ovviamente è proporzionale al volume dello spazio-tempo, quando l'universo è nato, questa forza non c'era proprio, non contava nulla, perché contava solo la materia, no? che c'era. È proprio un fenomeno interessante. Ora, notate bene, è
un momento topico nella storia dell'universo, perché noi stiamo qui a guardare. Bene? Cioè, un miliardo di anni fa noi non c'eravamo, quindi il problema è irrilevante. Fra un miliardo di anni sono sicuro che non ci saremo, quindi diciamo il problema sarà del tutto irrilevante. In questo momento noi possiamo osservare un universo in cui c'è sia la materia normale, sia la materia oscura, sia questa forma di energia oscura. Va bene? Ripeto, tra un miliardo di anni quello che potremmo osservare è l'energia oscura. Un miliardo, due miliardi di anni fa l'energia oscura, probabilmente, diciamo, qualunque fosse stato lo strumento tecnologico oggi equivalente, l'energia oscura non l'avremmo neanche vista. È una riflessione che è un po' turba, però è così. Va bene? D'altra parte, capire questa cosa è importante, perché da questo dipenderà il nostro fato, non il nostro dell'umanità. Io sono convinto, diciamo, che l'umanità, perdonate, è una mia convinzione personale, non c'è niente a che fare con l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. Io penso che l'umanità ci abbia la vita, diciamo, grazie alla tecnologia che stiamo sviluppando, la vita dell'umanità non andrà molto oltre i prossimi 500 anni. Ma questo, diciamo, è una mia considerazione pessimista, va bene, sul futuro, visto che ci stiamo mangiando tutto. No, diciamo, mangiando tutta la terra su cui abitiamo. A un certo punto, siccome ieri credo che Marcello Corradini, mio compagno di corso all'università, ha spiegato al colto inclito pubblico, diciamo, che noi qua stiamo e qua dobbiamo rimanere, perché là non ci andremo mai, va bene? Quindi fate le vostre riflessioni su questo interessante problema del consumo delle nostre, diciamo, del fatto che ci stiamo mangiando il pianeta, l'albero, stiamo segando l'albero su cui siamo appollaiati, ma questo, diciamo, è una considerazione filosofica. Quindi, però, capire comunque, l'universo se ne fregherà abbondantemente del fatto che noi ci siamo o non ci siamo, quindi la riflessione è più profonda da questo punto di vista. Diciamo, come finisce l'universo è interessante, perché quello che noi sappiamo oggi è che c'è una forza che fa espandere sempre più veloce l'universo, ma siccome non sappiamo l'origine di questa forza, non la sappiamo descrivere, non sappiamo il potenziale che l'ha generata, ma chi lo dice che domani questa cosa non si invertirà? In fondo, quando l'universo è diventato da un punto una mela, poi non ha continuato a espandersi all'infinito con la stessa velocità con cui era una mela, quindi quella forza era generata da un potenziale che poi, diciamo, si è spento. Va bene? E chi dice che l'energia oscura non si spengerà? Non lo so, bisogna fare molte misure prima di capire questo. Però, una cosa è chiara, diciamo, purtroppo rubo le trasparenze agli altri e quindi, diciamo, qualche volta non posso certo rifarle perché non sono capace a farle su un pennarello, non sono manco capace più come si fanno. Questi erano i tempi in cui si presentavano le slide, il professor Mingarelli si ricorda le slide col proiettore, no? Noi che abbiamo una certa ce le ricordiamo, i giovani ovviamente, il concetto di proiettore slide, forget about. Allora, noi sappiamo una cosa però, che siccome la dark matter è la maggioranza della materia, la dark matter è quella che ha fatto essere le galassie, formare le galassie come sono. A me, senza dark matter noi non c'eravamo. Primo un fenomeno interessante, c'è una cosa che non sappiamo cos'è, ha determinato il fatto che noi ci possiamo essere. L'altra cosa è, qualunque sia, diciamo, l'evoluzione, l'energia oscura determinerà il destino finale dell'universo. Una cosa che proprio non capiamo neanche vagamente determina il futuro dell'universo. Benissimo. Allora, sull'energia oscura ci torniamo un attimo, ma quasi inutilmente. Sulla materia oscura, allora, la materia oscura è tanta, c'è, e quindi la dobbiamo scoprire. Se non che, mentre il bosone di Higgs c'è stato descritto nei suoi più perversi particolari dal professor Peter Higgs e dal professor Englert e Braut, che è morto nel frattempo e quindi il premio Nobel non sarebbe potuto prendere, e quindi abbiamo costruito un acceleratore apposta che si chiama Large Hadron Collider e ci abbiamo fatto degli esperimenti in cui abbiamo messo, come diceva il professor Zichichi una volta, abbiamo messo l'esperimento proprio lì dove si incontrano le particelle. Dove li mette? Scusa, beh, comunque. Abbiamo messo degli esperimenti che erano fatti apposta per rivelare un bosone di Higgs con quelle proprietà che sapevamo, e l'abbiamo trovato, va bene? Perché scemi non siamo. Le onde gravitazionali sappiamo esattamente come sono fatte, quindi il professor Coccia, diciamo, ha dato il suo contributo intellettuale per una ventina d'anni a un rivelatore che non l'avrebbe mai potuto trovare, ma poi si è convertito agli interferometri, va bene? E quindi le onde gravitazionali sono state scoperte. Torno indietro un attimo. Sia Gloria Eterna, Edoardo Amaldi, Guido Pizzella, Eugenio Goccia, Ivo Modena, che hanno comunque lanciato in Italia il concetto della ricerca delle onde gravitazionali, se no adesso stavamo noi a pedali, mentre quelli ci avevano, diciamo, l'astronave e gli americani, quindi per carità. Allora, il problema della materia oscura è che noi stiamo cercando una cosa che non sappiamo cos'è.
Ora ammetterete che, come dire, lo spazio della fantasia è vasto, ma la fantasia dell'universo mi sa che è più alta della nostra. Vabbè, proviamo. Allora, ipotesi numero uno: la materia oscura è fatta di palline. A me, per carità, palline di dimensioni subatomiche, ma pur sempre palline. Allora, una pallina, qualunque sia la forza, diciamo, non può non avere nessuna, diciamo, non può non avere nessuna interazione, perché qualcuno l'ha creata. Quindi un'interazione che le ha creata ci deve essere. Quindi lei, pallina, sbatte su di me, mi dovrebbe fare male, ora sbatte su di me, mi dovrebbe fare male, è una metafora per dire sbatte contro un nucleo del mio corpo, va bene, e sposta un pochino il nucleo del mio corpo, poco, perché magari se no eravamo già o tutti morti per il bombardamento della materia oscura, o l'avevamo già scoperta facilmente, diciamo, lo fa poco. Quindi il problema è, una via di ricerca è provare a vedere con rivelatori super raffinati l'effetto di un piccolo spostamento di un nucleo dovuto all'interazione di una particella di materia oscura. Come avete visto dal filmetto, la materia oscura dovrebbe essere dappertutto, quindi che problema c'è? Allora, il primo punto però è questo, che noi, prima di essere bombardati dalla materia oscura, e lo saremo pure, che ci fa molto poco male, siamo bombardati da una quantità precisa, nota, di raggi cosmici sotto forma di muoni, che ci passa addosso, e quelli sì che fanno male nel senso che se acchiappano il DNA in un punto, gli fanno pure male, va bene, lo cambiano. Però siccome siamo diventati, diciamo, dalla clava siamo passati alla bomba atomica e non è un bene, diciamo, però questo dimostra che magari in virtù dei raggi cosmici che ci bombardano magari hanno fatto parte della nostra evoluzione. Quindi, però questi ci stanno, e allora se tu metti un rivelatore qui dicendo bello, guarda la materia oscura, quello vede i raggi cosmici che ci passano dentro, la materia oscura non la vedrà mai perché c'è un'interazione. Quindi bisogna andare nel silenzio cosmico, cioè bisogna andare in un posto dove i raggi cosmici non ci stanno. Allora, l'unico problema è che i raggi cosmici arrivano dal cielo, cascano sulla Terra, però per fortuna, diciamo, i muoni sono particelle cariche, perdono energia mentre camminano, quindi se uno va nelle profondità della Terra, a un certo punto questi non ci stanno più. Sono stati tutti mangiati, quasi tutti mangiati. Noi abbiamo un laboratorio spettacolare che si chiama Laboratorio Nazionale del Gran Sasso, che non è neanche troppo lontano da qui, a parte le strade che purtroppo l'Italia non possiede, quindi bisogna fare il giro del mondo per arrivare al Gran Sasso, però, che rispetta questa condizione, sta a 1500 metri sotto il Corno Grande, quindi insomma, quindi lì noi possiamo mettere degli esperimenti per la ricerca della materia oscura. Quindi vabbè, questo è il concetto, ci stanno i raggi cosmici vengono eliminati dalla montagna che c'è sta sopra. Una volta, vedete, c'era pure la neve, credo che sia ormai un concetto molto, molto, molto svanito, e all'interno della galleria ci stanno i laboratori. Ora, i laboratori di Gran Sasso sono un oggetto fondamentale, cioè, come vedete, quelli sono tutti i laboratori sotterranei del mondo, va bene? Con la loro profondità e, e il cubetto e il volume. Vedete che da solo il laboratorio di Gran Sasso se li mangia tutti, va bene? Cioè, il posto dove si possono fare gli esperimenti più grandi. È un bel laboratorio, invito tutti a visitarlo, diciamo, tranne quando i camion ne vanno a fuoco dentro l'autostrada. Il sabato è il giorno prediletto per le visite, infatti i camion ne vanno a fuoco di sabato. Però diciamo, è un posto straordinario, anzi abbiamo anche salvato, diciamo, degli automobilisti che sono scappati dentro il laboratorio perché non sapevano più dannà. È un oggetto veramente interessante, è un laboratorio molto internazionale, cioè il numero degli utenti italiani è inferiore al 40, è un terzo fondamentalmente, gli altri sono stranieri che vengono a lavorare da noi. Come vedete, i cervelli qua qualche volta vengono pure se uno gli offre le opportunità, diciamo, competitive rispetto al resto del mondo. C'è una marea di esperimenti, però ripeto, qui c'è un'ipotesi, va bene? Cioè che la materia oscura sia un alone che permea la galassia intera, filmetto visto, va bene? E l'altro è che sia costituito da palline, in qualche modo, va bene? Perché se non è costituito da palline, questo non... e che hanno una qualche forma di interazione. Se non è così, diciamo, questa via non andrà, non ci porterà veramente lontano. Allora, c'è un modo elegantissimo, va bene, di misurare questa cosa. Il modo elegantissimo è questo. Se l'alone sta lì, permea tutta la galassia, va bene, sta roba si muove, ma insomma... Però noi qui a bordo dell'astronave Terra, veniamo trascinati dal Sole e con tutto il suo sistema, con una certa velocità verso Ercole. Ma chi è Ercole? Beh, non lo so. Mi hanno sempre detto che è verso Ercole, ma io non so manco chi è Ercole, sarà un altro posto dell'universo, interessante, va bene. Comunque siamo lì che camminiamo,
Allora, quindi camminiamo dentro questo alone di materia oscura, quindi facciamo il vento, no? È come una motocicletta, e tutto il vento aumenta sempre di più, più vai forte, non è che il vento è nato, lo creiamo noi di fatto, va bene? Benissimo. Poi però c'è questo caso interessante, che la Terra intorno al Sole gira, quindi qualche volta la sua velocità è concorde, no? Con quella della direzione del Sole che ci trascina verso non so dove, e qualche volta invece è contraria. Allora questo è importante perché è come se, molto, molto brutalmente, diciamo, se è meglio urtare, quando voi andate in macchina, è meglio prendere un tir in faccia che viene, va bene, o tamponare un tir, scegliete voi, va bene? Allora, dal punto di vista della ricerca della materia oscura è meglio essere presi in faccia da un tir, chiaramente, perché la materia oscura fa più male, no? Noi cerchiamo l'evento in cui fa più male, benissimo. Allora, badate bene, nel Gran Sasso un esperimento, notate, quindi questo ha un ciclo annuale, no? Cioè la Terra va in estate, va là, in inverno va qua, notate bene, c'è un esperimento al Gran Sasso che si chiama Dama Libra, che diciamo in 10 anni, grosso modo, di sperimentazione, ha visto un comportamento ragionevolmente simile a quello che uno si aspetta dalla materia oscura. E qui viene un problema interessante della scienza galileiana, va bene? Cioè, va bene, bravi, diciamo, ma sapete che è la materia oscura? No, dice, noi abbiamo visto quella cosa lì, ma che ne so che è. Cioè, beh, allora ci sarà qualcun altro al mondo che sa rifare l'esperimento in questa o in un'altra forma e dice che pure lui ha visto la stessa cosa. Se questo è vero, tu, che hai avuto l'idea e che hai visto per primo, prendi il primo aereo, diciamo, che non credo ci sia un diretto Roma-Stoccolma, però, insomma, penso che passando per Copenaghen a Stoccolma ti ci portano, ti mettono il collarone al collo, ti danno sti 300.000 euro, buttali via, vabbè, e torni incoronato, diciamo, in maniera principesca come principe della scienza. Però finché qualcun altro non lo vede, qui c'è un problema, tu non ti puoi approvare. Quindi, vediamo un po' come si fa. Allora, un primo problema di Dama Libra è questo, che ovviamente il mondo non è così semplice. Esiste la radioattività naturale, che a parte Asimov, che la faceva aumentare, no, nella trilogia della galassia, attraverso il suo robot, diciamo, Giscard Reventlow, dico bene, purtroppo noi non sappiamo comandare la radioattività, non la sappiamo accendere e spegnere. Quindi qualunque cosa noi costruiamo, un bidone, la radioattività c'è. Ma la radioattività tipicamente sono fotoni, amene? Questi fotoni sbattono contro il nucleo, va bene, o si materializzano in elettroni, quindi fanno un segnale. Questi non vengono dal cielo, vengono da dentro, quindi non me li posso levare da torno. Allora, io devo essere in grado di dire se quello che ha sbattuto contro il nucleo, va bene, era un fotone, diciamo, prodotto dalla radioattività naturale o era una particella di materia oscura. Dama Libra questo non lo può dire, va bene, perché non distingue le interazioni di uno dalle interazioni dell'altro. Quindi c'è, cioè, un'intelligenza umana ha detto, vabbè, ma facciamo un rivelatore che distingue. Bene, almeno facciamo un passo avanti. I rivelatori che distinguono sono dei grandi bidoni, bene, di liquidi nobili, nobili nel senso che non è che gli ha dato, diciamo, che i Savoia gli hanno messo il collare al collo, la regina Elisabetta, o l'impero austro-ungarico, che era l'unico che dava titoli nobiliari, secondo me, buoni, bene, tutti gli altri un po' farlocchi, perché in Inghilterra hanno fatto nobili, insomma, anche personaggi sinceramente disdicevoli. Quindi nobili perché sono argon, xenon, no? Cioè quella roba che ha i nuclei talmente fatti bene con tutti gli elettroncini che gli girano intorno, che se tu un elettrone va lì e dice mi vuoi, quello dice mi fai schifo, va bene? E quindi questo povero elettrone rimane lì dentro questo liquido che dice ma io perché esisto, va bene? No, la risposta è questo: esisti perché, diciamo, qualcuno ti ha prodotto con l'interazione di una particella con il nucleo. Però adesso vieni qui che prendo cura di te, metto un campo elettrico, insomma, quello, un condensatore, me lo piglio e me lo porto via. E me lo porto via perché, ripeto, nessuno lungo il suo cammino, nessuno lo vuole, no? Quindi lui può uscire da questo rivelatore. Allora lui, mentre viene prodotto, fa un segnale. Poi quando me lo porto via in una fase gassosa di questo oggetto, dove lui fa un altro segnale, confrontando i segnali io distingo gli elettroni dalle particelle, presumibilmente, di materia oscura. Peccato che c'è una particella nel mondo che assomiglia tanto alla materia oscura e che si chiama neutrone. Questo è un problemino addizionale della cosa. Eppure quella è radioattività naturale, come... Fermi, docet. E vabbè. Allora, il principio comunque è questo. Uno fa un esperimentino piccolo così, va bene, costruisce un bidone immenso,
lo riempie di un liquido, va bene, acqua, una cosa diciamo che scherma veramente, cioè che tutto quello che passa lì, quei pochi oggetti che ancora sono sopravvissuti alla roccia, li vede e quindi in quel momento dice, vabbè, mi rifiuto di guardare perché questo è figlio di una cosa. Poi all'interno c'è quel bidoncino cryostat TPC dove ci sta il cuore, dove ci sta il liquido nobile. Invito tutti ad andare al Gran Sasso per un motivo, che quella che è a destra è un disegno, è l'edificio dei servizi e dove stanno i fisici, dove fanno l'esperimento. Invece, meraviglioso, va bene, tutto a vetri, in cui si vede tutto da fuori, in cui tu vedi le formichine che si agitano, accendono, spengono, bellissimo, cioè un'idea geniale della professoressa Elena Aprile, che è il capo di questo esperimento. Non mi chiedete dove insegna Elena Aprile, insegna alla Columbia University, ovviamente, si guarda bene da insegnare all'Università di Napoli dove si è laureata, beh, comunque questo è un problema italiano, si sa. Allora, vi volevo dire qual è il problema. Questa cosa sembra difficilissima da capire, ma in realtà non è così difficile. Allora, vedete, quelle palle colorate lì, grigie, dove c'è scritto Dama Libra, va bene? Beh, non è che proprio c'è una corrispondenza 1-1 tra quello che vedi e la materia oscura, perché devi fare delle ipotesi su come è fatta. Comunque, sotto certe ipotesi, se Dama Libra avesse osservato la materia oscura avrebbe, diciamo, una massa compatibile con dove sta, diciamo, dove indicano, guardate quello di destra che è più facile, dove indicano quelle cose verdi, no, quei blob lì, e va bene, e avrebbe una probabilità di interazione che è quella sulla colonna verticale. Non c'è niente di male, se non che questi esperimenti con i liquidi nobili tracciano quelle linee blu che dicono che se c'è qualcosa può solo stare nella regione sotto la linea blu, non sopra la linea blu. Quindi i due risultati sono in palese contraddizione. Va bene? Ora, finché due risultati sono in palese contraddizione, poi non se ne esce, va bene? Mi dispiace, non se ne esce. La scienza non può, una cosa non può essere bianca e nera, o è bianca o è nera, non ci sono santi. Ci sono varianti grigie, ma non preferirei non andare in questa cosa. Allora, tuttavia, i liquidi nobili, va bene, per esempio, non hanno la possibilità di misurare quell'oscillazione modulazione estate-inverno, va bene? Perché diciamo, non hanno le masse sufficienti per il tempo, non sono state lì il tempo sufficiente. Quindi devono affidarsi al principio o è un elettrone o è un'altra cosa, no? Nella regione dove loro guardano devono scartare tutti gli elettroni e dire che è un'altra, i fotoni. Insomma. Il problema è che ci stanno i neutroni, vedete? Questo è il risultato dell'esperimento Xenon, quello di Elena Aprile. Vedete quei due, quella regione col coso rosso, va bene? Quei due eventi, allora tutto quello che sta sopra la linea verde sono elettroni e fotoni, cioè roba che non può essere materia oscura. Quindi uno la butta, non c'è problema. Rimangono quei due eventi lì, che so? Bella domanda. O è materia oscura o sono neutroni. E su questo, a livello dei due eventi, nessuno ha una risposta. Per cui la verità è che bisognerebbe avere un rivelatore che non vede oltre gli elettroni, neanche i neutroni, cioè che è capace di cancellare i neutroni. Abbiamo una speranza, che è, diciamo, questo esperimento che adesso è sotto test, che è Darkside 50, 50 vuol dire un bidone da 50 kg, Xenon 91 aveva 100 kg e adesso avrà una tonnellata. Vedete, fino adesso almeno la regione dove avvengono le interazioni, dove dovrebbero avvenire le interazioni a materia oscura, fino adesso in questo bidone non ha mostrato nessun segno di interazione di neutroni, neanche di WIMP, neanche di materia oscura, però peraltro è già un passo avanti. Allora, noi vogliamo sfruttare questa tecnologia, visto che l'argon liquido lo conosciamo, insomma, Carlo Rubbia, parole insomma ormai note, per fare un esperimento da 20 tonnellate. Allora, 20 tonnellate richiedono che si metta insieme tanta gente, va bene, mette insieme tanti soldi, però c'è un problema. Allora, basata sull'argon, l'argon è molto bello, l'argon è una cosa facilissima, e vogliamo mantenere il fondo zero. Adesso entro in un campo un pochino complicato, che è questo. Vedete, guardate questo diagramma. Dunque, sotto c'è un segnale, fregatevene delle unità, va bene, è un rilascio di energia nel vostro rivelatore. E sopra c'è quante volte avviene, no? Quanto è frequente questo oggetto. La linea blu, amene, la linea blu sarebbe quello che noi vorremmo fosse. Peccato che nell'argon, che normalmente è un atomo di peso molecolare 40, argon 40, il 99,6% dell'argon è argon 40 e non c'è nessun problema. E quello non fa casino. L'argon 39
È un prodotto sintetico, vuol dire che quando un raggio cosmico sbatte contro una molecola di un atomo di argon 40, potrebbe creare un atomo di argon 39. Porca miseria, che fa l'argon 39? L'argon 39 è radioattivo. Quindi il male me lo sto portando dentro il mio rivelatore. Per cui devo eliminare l'argon 39. Adesso il chimico presente mi spiega come si fa a separare l'argon 39 dall'argon 40. Perché purtroppo l'argon 39 è molto poco, ma dà moltissimo fastidio, perché vedete, crea l'argon naturale, mi crea quella distanza tra il blu che vorrei e il nero che invece io osservo. Bene, allora, intanto l'argon, come sapete, è un gas frequentissimo, no? Se uno, mentre respira, insomma, si sta respirando un sacco d'argon, diciamo, è il terzo componente dell'atmosfera, non c'è problema, ce n'è tantissimo. Però se io prendo una bottiglia di argon, purtroppo mi becco l'argon 39 che c'è. Allora, siccome però è prodotto dai raggi cosmici, se io vado a tirar fuori l'aria dal fondo di una miniera, sto un po' meglio, va bene? Perché lì i raggi cosmici ne ho molto meno, quindi di argon 39 ne ho fatto meno. Non è che sia proprio facile però andare a estrarre l'argon 39 dalla miniera, bisogna fare un'apparecchiatura, vabbè, insomma, e va bene. Fino a qui si paga, diciamo, e basta. Questo argon tirato fuori dalla miniera, diciamo, abbatte la quantità di argon 39 di un fattore 300, non basta. Allora, che abbiamo pensato? E qui entro nella parte industriale, diciamo, delle conseguenze della fisica che facciamo. Abbiamo pensato di usare una miniera abbandonata nel Sulcis, che deve chiudere comunque, del carbone, chiedendo alla società gestrice Carbosulcis, diciamo, di impegnare del personale, chiedendo alla Regione Sardegna, ovviamente, che è il padrone di Carbosulcis, di impegnare sul personale, su un progetto avveniristico, che è costruire dentro uno dei pozzi dove stanno gli ascensori, no, di 400 metri della miniera, una colonna di distillazione criogenica che, comparata alla Torre Eiffel, è così messa, cioè vorremmo inserire in questo pozzo una colonna di distillazione criogenica con la quale separiamo l'argon 39 dall'argon 40 attraverso gli vari stati di equilibrio, che sono qualche migliaio, ma a parte questo, diciamo, questa, diciamo, è tecnologia, non la mia, però insomma, come siamo aperti a tutto. E con questa colonna, però, se noi si riusciamo a separare 39 da 40, che c'è una differenza del 2%, sarà più facile separare ossigeni, carboni e azoti rispetto alla loro componente principale. Il bello è che gli azoti, gli ossigeni e i carboni sono prodotti industriali vendibili, quasi tutti per uso medico, cioè l'ossigeno 18, l'acqua fatta con l'ossigeno 18 viene messa nel ciclotrone e il ciclotrone ci sbatte contro e fa il fluoro 18. Il fluoro 18 te lo iniettano come molecola, che non mi ricordo come si chiama, GD qualche cosa, te lo iniettano nel caso tu debba fare un'analisi, che mi auguro nessuno di voi debba fare, perché quella poi si attacca al tumore, diciamo, no, marcandolo molto bene, dopodiché, siccome è un beta più emitter, si annichila e produce, diciamo, due fotoni che ti permettono di identificare il contorno dell'oggetto, diciamo, maligno o benigno, per carità, che tu hai. Quindi qui c'è un interesse, diciamo, industriale dell'impresa. Allora, volevo segnalarvi appunto che anche quando inseguiamo i fantasmi, la materia oscura, però le ricadute sociali possono essere anche importanti. C'è di più, siccome per vedere questi vaghi segnali che vengono prodotti in questo bidone di argon liquido, servono degli occhi molto avanzati, va bene? Noi pensiamo di mettere in piedi una fabbrica di produzione di fotomoltiplicatori al silicio, una tecnica avanzata di visione delle cose, che ci farebbe leader, che farebbe l'Italia leader nel mondo per questa cosa, che ha un uso General Electric, Siemens, in medicina per i tomografi, molto importante. Benissimo. E anche lì, diciamo, vorremmo fare questa cosa. Bene, il pacchetto finale al quale vorremmo arrivare, anche come, per carità, non da soli, in collaborazione con qualunque industria voglia cimentarsi, è questo. Attualmente, quando noi iniettiamo il fluoro 18, la molecola di fluoro 18, quella si attacca, diciamo, preferenzialmente a dove il dente duole, bene? Dopodiché, ripeto, si annichila, quindi emette due fotoni che vengono visti in un anello, diciamo, di rivelatori, uno traccia una retta, quindi da una retta sola non ci impara niente, uno continua a far decadere il fluoro 18, quindi ogni volta la direzione sarà diversa, quindi alla fine in tre dimensioni, facendo anche ruotare questo anello di rivelatori, riesce a marcare esattamente il volume, va bene, dell'oggetto che dà fastidio. Ma vedete,
Questo richiede una quantità di annichilazioni molto alta e un tempo di analisi lungo. Se voi poteste sapere qual è il punto di partenza, voi guadagnereste un tempo infinito, va bene? No? Perché quello già vi direbbe, diciamo, come marcare evento per evento un punto dell'oggetto. Bene, qual è il problema? Che i rivelatori attuali, in alto a sinistra, non hanno nessuna sensibilità sul punto di partenza, cioè la loro risoluzione temporale, la differenza di tempo di arrivo dei due fotoni sopra e sotto, non permette di stabilire niente, va bene? C'è una dimensione, c'è un'incertezza così, non può funzionare. Benissimo. Ci sono dei studi avanzati che ti permettono di fare quello che sta sotto, con risoluzioni temporali molto molto spinte si riesce a identificare la regione da cui viene la cosa con 7 centimetri, inutile perché spero che il vostro tumore sia più piccolo di 7 centimetri, diciamo, ecco, mettiamola proprio brutalmente così. Se noi usassimo insieme il liquido argon che stiamo purificando, insieme ai silicon photomultiplier che stiamo sviluppando, riusciremo a identificare il punto di partenza con 4 mm, cioè faremo una PET completamente innovativa, cioè un oggetto che non esiste al mondo e che porterebbe al fatto che ti devono iniettare una dose che potrebbe essere 10 volte inferiore a quella. Non fa bene il fluoro 18, però di fronte alla possibilità di morire direttamente, insomma, uno, come dire, si becca pure quello. Ecco, l'energia oscura è inutile che ve la dico. Vi voglio raccontare però un episodio. Allora, Albert Einstein ha sempre ragione, anche quando ha torto. Albert Einstein scrive la relatività generale 100 anni fa. Dopodiché, siccome vagamente di matematica, poco, ma ne capiva, vede che l'universo, una soluzione possibile è che l'universo collassi. A me, uno dice, ma io non ho fatto, siccome sto qua, diciamo, l'universo non può essere collassato. Allora, dice, no, ma facciamo un universo che sta sempre uguale. Quindi introduce un parametro che non è vietato, perché essendo un numero si può mettere, nelle sue equazioni, che chiama costante cosmologica. La costante cosmologica è questa misteriosa forza, no? Che mentre l'universo fa, lui fa no! Capite bene che anche lui qualche volta si deve essere sbagliato, perché come fa un numero, diciamo, a tenere in equilibrio un oggetto dinamico, non lo posso sapere, però vabbè, insomma, ognuno ha diritto ai propri errori. Dopo, il giorno dopo, Lemaître, Hubble, dicono, guarda, Albert, l'universo si espande, ma che stai a dire, no? Cioè, allora lui va in giro dicendo, guarda, ho fatto una gran fesseria, ci ho messo sto oggetto inutile, l'universo si espande senza il mio aiuto, eh? E quindi cancella la costante cosmologica. Peccato che noi oggi stiamo osservando la costante cosmologica, che oltre al fatto che già di suo l'universo si espande, questa aiuta a espandersi più velocemente. Quindi Albert aveva ragione, pure quando aveva torto. È un caso interessante, va bene? Per cui se fosse vero che il potenziale che governa questa forza, va bene, non cambierà mai, cosa che io non so, il destino dell'universo è proprio quello, nero. Cioè ogni pezzettino di materia sarà talmente distante da ogni altro pezzettino di materia che i due non si vedranno mai più. Va bene? Destino. Quindi pensate che noi eravamo nati fra 10 miliardi di anni, vedevamo tutto nero intorno a noi, ma quali leggi della fisica facevamo? Ah, questo è un caso interessante, eh? Questo è un caso interessante. Altra riflessione, diciamo, sul mistero della cosa. Ma noi non disperiamo mai, lasciamo a Galileo la conclusione, diciamo, di questa lunga prolusione. A me? Grazie. Non si accettano domande da coccia, ma tutto il resto è... Però dal gentile pubblico le domande sono gradite. Yes! Buongiorno. Io le volevo chiedere, quando sento personalità come le sue altre, mi viene, non l'ho definita la personalità perché non la conosco, ma vedendo i lavori che lei ha fatto e comunque le connessioni con la medicina e altro, mi viene da pensare
che forse proprio voi dovreste essere quelle persone che tramite una tavola rotonda, tramite qualcosa in più, si apre finalmente un discorso serio del ruolo dello scienziato e della ricerca in Italia, che non possa essere tradotto solo in termini di chiacchiere e di spot, ma possa comunque diciamo portare a magari a qualcosa di concreto. Allora, io chiacchiere non vivo, va bene? Diciamo, l'NFN fa, chiacchiera poco e fa molto. Non so se lei ha conoscenza del fatto che a Pavia c'è un sincrotrone, che è un macchinone, diciamo, di che sta dentro un capannone di 1000 metri quadrati, una macchina, diciamo, di 25 metri di lunghezza, che accelera ioni carbonio, costruito dall'INFN e dato senza, come dire, senza contropartita, tranne le spese, diciamo, sostenute per farlo, alla Fondazione Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica. Quella macchina cura tumori. Io vengo da Pavia, quindi so bene, forse non mi sono espressa bene. Quindi il voglio problema, dire, io faccio, cioè, poi che posso fare? Cioè. Il problema non è il suo e come altri scienziati, il problema è della politica, il problema è, diciamo, è della ricerca. E allora, quello che mi chiedevo io è questo, cioè, c'è un modo per cui si può aprire una tavola rotonda di persone comunque che fanno questo per mestiere e non delegare, diciamo, a spot politici, per esempio il rientro dei cervelli in Italia, far ripartire l'economia e il resto? Guardi, questa come era noto la mia moglie lo sa, sì, va bene, cioè la mia... Il mio ego è abbastanza elevato e io ho sempre detto che dopo il presidente dell'INFN accetterei un'altra carica, quella di presidente della Repubblica. Però, voglio dire, ognuno qua fa il dovere suo, va bene? Cioè, io faccio tutto quello che posso in qualità di presidente pro tempore dell'INFN. Credo che i miei colleghi presidenti degli enti di ricerca facciano tutto quello che possono. Il governo non si convince a tavole rotonde, va bene? Il governo si convince attraverso un'opera paziente, dimostrare la capacità del sistema in ricerca di trasformare le sue competenze in oggetti e progetti utili per il paese. La politica non vuole essere presa per le orecchie, questo è noto, va bene? Questo sistema non funziona neanche un po'. C'è un'opera però, diciamo, lenta, sottile di convincimento che è affidata alla crescita e alla credibilità del sistema ricerca. Ognuno deve fare il suo dovere, ma noi dobbiamo essere tremendamente coscienti del ruolo che abbiamo. Va bene? Tremendamente coscienti del ruolo che abbiamo. Sapendo però che facciamo un mestiere diverso dai politici, molto diverso. Cioè noi abbiamo come servitori dello Stato, va bene, il dovere di usare al meglio i soldi che ci vengono dati, va bene, per scoprire e per trasferire conoscenza alla società. Altro settore è quello in cui, diciamo, le nostre trattative, di solito non particolarmente successful, talvolta sì, diciamo, cercano di convincere il sistema at large che un modo di aumento di finanziamenti o un modo di attrazione delle cose può far migliorare il sistema. Faccio però presente, perché ripeto, io, diciamo, credo in 4 anni e mezzo che faccio questo mestiere, credo di essere molto realista, di essere imparato ad essere molto realista. Una delle condizioni per cui, allora, da noi, ente, INFN, ma non posso parlare per il sistema Italia, il 30% di quelli che in tutto il mondo vengono chiamati postdoc, va bene, cioè le persone che dopo il dottorato cominciano a fare l'esperienza di junior researcher, il 30% viene dall'estero, va bene? Viene dall'estero. Nessuno di quelli ambisce a un posto fisso in Italia, va bene? Per due motivi. Uno, perché non si sa quando ci sarà il prossimo concorso, che è un caso interessante, va bene? Uno vive nella speranza di un concorso. Due, molto importante, è che guadagnerà meno di quello che guadagna come postdoc. Ora però, è troppo facile e demagogico, va bene, dire aumentate lo stipendio ai ricercatori, perché io credo che il ruolo di, non so quanti di voi fanno il professore di scuola elementare, media e superiore, e io penso che la catena si tiene in piedi tutta insieme,
va bene? Non è che se ungi, va bene, o arricchisci l'elite, va bene, la punta, hai fatto niente per il bene di questo paese. Allora, sapete benissimo che ci sono, diciamo, che l'intero sistema educazione, va bene, credo, che coinvolga qualche milione di persone in questo paese, va bene? Quindi il problema è di orientare risorse, va bene, su questo settore in maniera coerente, va bene? Quindi questa non è, per cui io, diciamo, l'ultima cosa al mondo non l'ho mai fatto, va bene, non l'ho mai fatto, cioè di andare a chiedere risorse specifiche per gli stipendi, va bene, di uno che secondo me già in questo paese è un privilegiato, che fa il professore universitario o che fa il ricercatore. Il sistema deve crescere in maniera armonica, va bene, e purtroppo trovare risorse per 3 milioni di persone, cioè in un paese che sta sull'orlo del collasso, no, sempre sta lì 3%, 3,1, 2,7, non è proprio la cosa più banale del mondo, va bene, perché insomma se sono 1000 euro l'anno comunque sono 3 miliardi, va bene, non è che non stiamo parlando di cifre molto piccole. E poi no, di nuovo il sistema è ancora più squilibrato, non è che dopodiché abbiamo fatto l'istruzione e poi dopodiché gli operai muoiono di fame, no? Cioè questo paese c'ha un problema, va bene, che non è irrisolubile, però invito tutti a pensare in termini un po' più larghi, va bene, non è il problema di una singola categoria, no? Per carità, la scienza è importante, la scienza può tradursi in innovazione, può fare il bene del sistema industriale, ma le soluzioni non sono per niente banali, ecco, questo volevo dire. No, non è che con questo io non protesto, non è che quando vado a vedere il ministro Giannini o quando ho incontrato 3 volte il presidente Renzi io non abbia detto queste cose. Tuttavia, ripeto, il sistema è complesso, ecco, non è che domani l'atto, il genio risolve questo problema strutturale dell'Italia, va bene, paese, e su questo permettetemi, paese che sembra avere soluzioni semplici per tutti i problemi, ma in realtà non l'ha per nessuno, va bene, perché l'Italia nella quale io sono nato, avendo una certa, come si dice, va bene? L'Italia in cui io sono nato era un paese molto diverso da questo, dove la gente lavorava in un modo diverso, forse molto più disagiato di oggi, ma lavorava con una convinzione che stava facendo il bene del suo paese. Se intanto recuperassimo questo... Sì, se non c'è per qualcun altro, perché sennò diventa un dialogo, lì c'era qualcuno, sì. Che... Io voglio fare una domanda sull'universo. Speriamo di sapere la risposta, speriamo che io me la cavo. L'energia oscura può interagire con i buchi neri? Guarda, data la nostra conoscenza di un buco nero e data la nostra conoscenza dell'energia oscura, direi che la risposta a questa domanda è la più oscura che io lo sarei in mente. Allora, è una domanda molto sottile, va bene, in realtà, forse ti sei reso conto e forse no, va bene. Nella distruzione dell'universo dovuta, no, diciamo, a questo spacchettamento che l'energia oscura provocherà, che fine fa un buco nero? Questa è una domanda alla quale vi prego, prometto che Coccia vi darà la risposta oggi pomeriggio. Grazie comunque, veramente una domanda sottile. Prego. Salve, no, sì. Io ho una domanda, credo che sia abbastanza basilare, però sempre riguardo all'ultimo argomento, appunto la costante cosmologica, sì, di Einstein. Lei ha concluso la sua conferenza praticamente con l'ipotesi di quello che ha chiamato l'universo freddo, perché appunto, sì, si andrà, credo, alla morte per entropia, verso la morte dell'entropia e lo zero assoluto, appunto. Ma io, da studente di filosofia, non ho capito come questa distanza infinita tra le, tra appunto la materia, quindi a livello infinitesimale, possa appunto coincidere con le leggi, la legge di gravità, semplicemente, che tende invece, come no, nel caso del buco nero, è proprio questo il problema, che la energia oscura, così come oggi, diciamo, è capita, in realtà è una forza, bene? È una forza che supera l'attrazione gravitazionale, bene? E allontana ogni cosa da ogni cosa. Ora, ritorno alla mia considerazione, ogni forza, questo penso che al liceo si sappia, è generata da un potenziale, va bene? La derivata del potenziale è la forza. Allora,
No, il potenziale della gravità, il potenziale dell'elettromagnetismo è 1 su R, è 1 su R quadro, quindi la legge di attrazione, no? Per la gravità la legge di attrazione è 1 su R quadro, per la gravità la legge di attrazione, per l'elettromagnetismo può essere attrazione o repulsione, perché ci sono due cariche opposte, la gravità c'è una carica sola, quindi è una legge attrattiva, no? Di 1 su R quadro. Quindi, se questa fosse l'unica forza, le uniche forze che ci stanno in questo universo, non c'è problema, l'universo si dovrà fermare un giorno, va bene? E tornerà indietro. E il problema è che l'universo non sta tornando indietro, sta accelerando. Quindi vuol dire che c'è una forza generata da un potenziale sconosciuto, sconosciuto, va bene? Che spinge. Spinge in fuori, non si sa che vuol dire, però a talvolta bisogna ricorrere, diciamo, a argomenti un po' terra-terra, che io comunque non saprei definire meglio la cosa, spinge in fuori. Allora, il problema è che non conoscendo il potenziale, così come io non conosco il potenziale dell'inflazione, no? Primaria, io non so come va a finire, veramente. L'unica ipotesi che posso dire è se il potenziale che ha generato questa forza rimane quello che è, no? L'universo finirà come dico io, va bene? Due particelle elementari non si vedranno mai più, va bene? Non avranno modo di parlarsi tra di loro perché la loro distanza è maggiore del tempo in cui una cosa può andare avanti e indietro, ho capito? Vabbè. O tuttavia, diciamo, i potenziali possono essere anche molto complessi, in particolare il potenziale dell'inflazione ha smesso di generare una forza dopo un certo tempo, va bene? Quando saprò poi, diciamo, meglio cos'è l'inflazione, saprò descrivere quel potenziale. C'è un modo, qui, diciamo, di capire qual è il potenziale di quella forza, ed è questo. Io vi ho detto come si fa a capire che c'è l'energia oscura. Però queste supernove stanno tutte, diciamo, non stanno tutte nello stesso posto. Ci stanno quelle a 1 miliardo di anni, a 2 miliardi di anni, a 10 miliardi di anni. Se noi potessimo metterle tutte nella loro scatolina, tante, perché serve una precisione statistica, potremmo capire quanto era l'accelerazione, va bene, no? 1 miliardo di anni fa, 5 miliardi di anni fa, 10 miliardi di anni fa. Quindi potremmo capire se quel numero è una costante o è un numero che si evolve col tempo, va bene, quindi è una relazione, diciamo, un po' più complessa di un numero. Da quello potremmo derivare la forma del potenziale e fare un'ipotesi sul futuro, no? Questo è la grande sfida di come si fa. Questo ce la faremo, io credo, no? I prossimi grandi osservatori nello spazio o a terra credo che ci riusciranno a dare questa informazione in 10 anni, 20 anni, 30. Oh, 20 anni fa il giro scuro non c'era, cioè, voglio dire, questo è il vero problema, cioè, noi ci stiamo confrontando con cose che prima si scoprono, poi si comincia a pensare che cosa sono e non si capisce ancora. Quindi, più misure direi che aiutano. Tanto mi bevo un po' d'acqua. Salve. Durante la descrizione dell'esperimento che avrebbe dovuto rivelare appunto la materia oscura, sì. Lei ha parlato di questo vento che avrebbe dovuto investire appunto la Terra nella sua orbita. Mi ricorda un po' l'esperimento di Michelson e Morley per l'etere. E volevo sapere se c'era una correlazione fra le due cose o se poteva essere l'etere un'intuizione della materia oscura. Siccome l'etere, diciamo, non si sa cos'è, tu puoi chiamare etere quello che ti pare, va bene, se la materia oscura lo vogliamo chiamare etere, chiamiamolo pure etere, tanto se l'etere ci fosse stato comunque non poteva essere un'entità immateriale, va bene, avrebbe comunque dovuto avere un effetto gravitazionale, no? Perché se c'era dappertutto, insomma, alla fine era fatto di qualche cosa, no? E quindi avrebbe un effetto gravitazionale. Io non mi impiccherei alla definizione, va bene, di una cosa, d'accordo? Cioè, chiamala come ti pare, il problema è se uno è fatta così, va bene? La distribuzione di materia oscura nell'universo, anzi nella nostra galassia, vagamente non può che essere fatta, diciamo, non può che essere fatta in maniera tale che sia dappertutto, perché sennò la velocità di rotazione delle galassie non tornerebbe, va bene? Però i dettagli sono morbosi, va bene? Cioè, se
diciamo al centro della galassia ce n'è molta di più e ai bordi ce n'è meno, cioè la vera distribuzione non la sa nessuno, ormai ci sono tante ipotesi. Se la materia oscura ha deciso di interagire con noi o no, non lo sa nessuno. Voglio dire, voglio fare un'ipotesi pessimista, va bene? All'inizio dell'universo, al tempo di, come si chiama, Planck? Al tempo di Planck, no, quando Planck era vivo, voglio dire. Al tempo di Planck, diciamo, tutto è stato, no, diciamo, si è formato, ma se la materia oscura si è formata in virtù, al tempo della interazione gravitazionale, quando l'interazione gravitazionale era dominante, va bene, no? Perché a un certo punto se tu tiri tutto in un punto, la gravità vince su tutto, va bene, spacca tutto, se no non ci sarebbero i buchi neri. Se quella è stata creata dall'interazione gravitazionale per meccanismi che non so e non voglio sapere, quella interagirà solo gravitazionalmente, quindi l'ipotesi di palline che sbattono sui nuclei, scordatela, va bene, non sbatterà mai niente su niente, va bene, quella non farà nulla, ever, va bene, sta lì, ha un effetto gravitazionale, ma io non avrò mai uno strumento per rivelarla. Stiamo camminando a tentoni, proprio veramente, stiamo camminando così, con la nostra fantasia che si unisce, diciamo, a ipotesi che però non sono ipotesi. Non c'è un teorema, non c'è una legge di natura, non c'è un modello standard, non c'è sta niente. Però c'è, però c'è. Si batte, forse col microfono è meglio, se no gli altri te sentono. Sì, una domanda, forse un po' insensata, ma... vabbè, calda. Ci provo. Anche io ho detto tante cose insensate, quindi... No, le onde gravitazionali sono sferiche oppure possono assumere, che ne so, la forma... di un corpo che le emette, faccio un esempio, un cubo di ferro emette onde gravitazionali magari cubiche, no? Non credo. Ecco, diciamo, questo l'onda, l'onda cubica non si è ancora vista in natura, va bene, no? Cioè, non saprei neanche come farla. A parte che un'onda cubica nella decomposizione di Fourier verrebbe una serie di onde sferiche, quindi temo che no, temo che la sfericità quindi rimane sia, sferica, ecco. Temo che la sfericità sia, il concetto di onda e di sfericità mi sa che temo che siano Poi diventano piane col tempo, no? Più si allontanano, più la curvatura della sfera è tale, per cui quelle sono piane, però l'onda piana è un'approssimazione lontana dell'onda sferica. E anche il cavallo era sferico, no? Nell'approssimazione che tu devi descrivere un cavallo. Come lo descrivi un cavallo? Come una sfera, no? Che poi dopo vedremo le proprietà del cavallo in termini di coda, muso e zampe, insomma. Meglio partire sempre dall'onda sferica. Yes. Se cortesemente. Dunque, leggendo degli articoli, a proposito dei buchi neri in cui lei ha fatto vedere delle immagini di questi oggetti completamente neri, ho letto, diciamo, che... come? Il buco nero c'ha i peli, questa è la teoria. No, ho letto che praticamente questi oggetti, secondo teorie fisiche, sono... destinati ad evaporare, una sorta di evaporazione, e che dall'orizzonte degli eventi è possibile che vengano emessi dei fotoni. Allora mi chiedo se, almeno leggendo da riviste così, se per quale motivo, diciamo, si dice sempre che un buco nero non emette nulla, e quindi è completamente nero, mentre mi sembra stiamo che vada in contraddizione con questo aspetto delle teorie. No, stiamo entrando in un mondo molto molto interessante, molto molto complicato. Allora, intanto la tragedia, diciamo, del buco nero, se c'hai peli o non c'hai peli, poi spiego i peli, è questa, diciamo, che purtroppo, diciamo, dovremmo ragionare in termini di un buco nero che non ha materia intorno, no? Perché il problema è che il buco nero mangia sempre, va bene? E mangia sicuramente più di quanto emette, va bene? Perché intorno c'è un mondo di materia e quindi lui, spero di non aver fatto rumori disgustosi. Allora, però uno può idealizzare sto buco nero, diciamo, che è lontanissimo da tutto, che sta lì, dice, che fa? Emette. Bah. Certo, all'orizzonte del buco nero, diciamo, uno può creare, no, una coppia di particelle, particella antiparticella, una entra nel buco nero e l'altra se ne va. Va bene? Questo effettivamente è possibile. Qui però entra
un problema, com'è? Di quelli proprio tosti, perché la particella che esce, va bene? Come si dice? Quantum entangled, cioè ha la funzione d'onda che è legata indissolubilmente a quella che sta dentro, va bene? Bene. Ma quella che sta dentro, diciamo, non ci potrà dire mai più nulla, no? Perché da lì non esce. Quindi quello che sta dentro il buco nero sembra informazione perduta, va bene? No? E mentre noi viviamo in un mondo in cui l'informazione, proprio perché la meccanica quantistica dice che particelle create da un singolo processo, va bene, hanno la stessa funzione d'onda, cioè io, questi esperimenti ormai sono stati fatti ad libitum, va bene, cioè se io misuro le proprietà di una particella qua, che è stata creata da un processo che ne ha creata anche un'altra, va bene, anche se quell'altra particella è stata portata all'altro estremo dell'universo, io so esattamente, va bene, misurando questa, il comportamento di quella, va bene. Non perché gli sto mandando, dice, oh, t'ho misurato, no, perché quella sa che io l'ho misurata in quel momento, perché la funzione d'onda è un tutt'uno. Peccato che dentro il buco nero la funzione d'onda c'è, o perlomeno, diciamo, la relatività generale dice che lì c'è più niente, va bene, c'è un punto. Questo conflitto, diciamo, come lo si supera? Non lo so, diciamo, Hawking ha una visione del mondo, ci sono teorici moderni, non che lui sia, insomma, sì, non è proprio moderno, ci sono teorici moderni che hanno visioni molto diverse, diciamo, di come l'informazione può essere conservata o distrutta. C'è una teoria, Ghiad Valley, insomma, no? I gravitoni portano questa informazione. Però, guardate, siamo in un mondo in cui, al fondo della verità, stiamo sbattendo la testa contro un conflitto che non sappiamo risolvere. Il buco nero è una singolarità gravitazionale, la meccanica quantistica non ammette una singolarità. Chiaro? Quindi ci sono due teorie che fanno funzionare l'universo e il mondo che non vanno d'accordo su un problema fondamentale. Qualcuno di giovani che sta qui magari si vorrà cimentare nella sua carriera e risolvere questo interessante problema che gli frutterebbe sicuramente un viaggio a Stoccolma via Copenaghen. Ecco. Forse gli mettono proprio un aereo dell'Alitalia, se è italiano gli mettono un aereo dell'Alitalia come quello del Papa dipinto con i colori. Yes. Certo. Mi fate magnale tre. Dicevo, no, ma non qui, devo andare a Gualdodino, questo è il problema. Poi vediamo. No, prego. Io vorrei fare una domanda che è un po' una provocazione. Bene. Ok, se fosse che la materia oscura in realtà è materia oscura, l'energia oscura in realtà è energia oscura, ovvero... tutta questa gente, mi alzo allora. Cioè, ovvero, abbiamo una sorta di, lei ha mostrato questo modello standard in cui ci sono tutti i blocchi, eccetera, le particelle, c'è il bosone di Higgs. Qual è il nostro, per quale motivo non abbiamo facilità ad ammettere che in realtà ci sono altri due blocchi? Uno è una materia oscura, che è completamente disaccoppiata con tutto il resto, una è una particella di energia oscura che è completamente disaccoppiata con tutto il resto, è completamente un'altra cosa. Se così fosse, secondo lei quanti esperimenti continueremo a fare fino ad accettare questa ipotesi per poterla accettare? Se la materia oscura interagisce in qualche modo, e una interazione sicuramente ce l'ha, quella gravitazionale. Se interagisci in qualche modo, forse mi ci vorrà un po' di tempo, perché però sviluppare una tecnologia che non solo oggi non possiedo, ma neanche immagino. Tuttavia, se l'umanità non si estinguerà prima di aver fatto questa tecnologia, mi immagino che prima o poi saprà misurare. Sulla materia oscura io non ho dubbi, ha un'interazione almeno ce l'ha, quella gravitazionale. Quindi un giorno ne verremo a capo. Anche quando ci siamo estinti, in quel caso non lo sapremo più. Sull'energia oscura, certo, misurare l'effetto di un numero, insomma, è una cosa un po' finché rimane un numero è una cosa un po' complicata, cioè un po' magico, vuol dire che ogni centimetro cubo di universo, no? Ogni centimetro cubo secondo di universo che viene creato, lì dentro si, no? Quello comincia a spingere verso fuori. Non so che fate, va bene?
La mia unica preoccupazione per l'energia oscura è capire se si è evoluta nel tempo o no, ma diciamo non ho la pretesa di sapere, che di rivelare una cosa che non sembra, che è un campo fondamentalmente, no? È un campo che non pare non avere manco le increspature come c'è il bosone di Higgs, quindi che te posso fare? Io vedo le increspature, i campi con più difficoltà, cioè il campo elettromagnetico lo vedo perché il telefonino parla, diciamo, non è che se no lo vado lì e lo tocco. Yes? Laggiù? Non so che dite. Ma gli date un microfono, no? Vabbè, no, scusa. Vabbè, parla. L'antimateria. Sì. Dove si collocherebbe in questo quadro? L'antimateria non c'è, quindi è facile. Allora, poche cose sono certe. L'antimateria non c'è. Quella che è stata provveduta, diciamo, come 50% dell'universo nel momento in cui l'universo è nato, non c'è più. Te ne posso fare qualche un po', diciamo, su richiesta espressa in un laboratorio. Già se mi chiedi di farti la boccetta di angeli e demoni non ci riesco, cioè devo lavorare un po' troppo tempo, devo sprecare un po' troppa energia elettrica, diciamo, per fare quella cosa poi interessante. La domanda è, dice, ma quel 50% che c'era, dove è andato a finire? Non lo so. Cioè, evidentemente, nell'evoluzione dei primi istanti dell'universo, una delle forze che conosciamo, perché non ce n'era, non invochiamo un'altra ancora, perché mi sembra proprio, una delle forze che conosciamo si è comportata diversamente rispetto alle particelle di materia e rispetto alle particelle di antimateria. Suppongo quella debole, perché le altre non mi vengono neanche in mente, va bene, come possibilità realistica, perché non distinguono. Quindi mi immagino che questa cosa, diciamo, sia scomparsa in virtù di questa cosa, va bene? Nei nostri esperimenti quotidiani noi riusciamo a vedere che l'antimateria, poi sai, è una definizione, antimateria, materia, chi è antimateria, che materia, se ne frega, più o meno, voglio dire, che effettivamente neanche nei nostri esperimenti l'antimateria scompare più rapidamente, diciamo, no, della materia a livello di quelle particelle che comunque devono morire, cioè non a quelle, non i protoni, ma quelle, diciamo, tutte le particelle che noi creiamo artificialmente nei laboratori. Tuttavia, e sappiamo anche qual è grosso modo la legge che le fa scomparire, quando tentiamo di applicare questa legge sulla scala dell'universo, siamo fuori col botto, si dice, va bene? Quindi c'è qualcosa che non funziona. Però, that's it.